Benvenuti nel mio canale, benvenuti. Allora, oggi farò un video molto diverso dai miei soliti video di ridere, giocare e truccarmi. Sono un po' ansiosa, sì, perché questo è un video molto particolare. Avevo già fatto un mezzo video così, ma non è che ho detto tutto quanto, ecco. Allora, nessuno, tranne qualche persona proprio, ma si conta su tre dita, due dita, sanno di questo mio problema, proprio le mie persone vicine, a cui io ovviamente racconto tutto, 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 e loro sanno tutto di me. Non so se voi l'avete notato, ma penso di sì. Vabbè, mi si vede sempre soltanto il viso nei video, però ovviamente si nota, si nota. Il mio problema è il cibo. Tante persone prendono in giro le persone grosse, ma non sanno che magari dietro a una persona grossa ci stanno tanti motivi, il perché, tanti problemi. Quindi, vabbè, il mio problema è mangiare. Perché mangio? Mangio perché sono felice, mangio perché sono triste, mangio perché mi va. In questi mesi non mi sono più pesata, cioè 4 mesi fa, diciamo, 5, anche 6. 6 mesi fa il mio peso si aggirava intorno ai 99-100 kg. Ovviamente mangiando bene, facendo qualche sgarretto, vabbè. Adesso sono passati 6-7 mesi che non mi sono pesata. Poi vi dirò anche tutto quanto. Il mio problema è mangiare. Io penso che molte persone hanno questo problema, però ovviamente si vergognano di dirlo. Io guardo qui intanto perché c'è lo schermino, eh. Si vergognano di dirlo perché purtroppo vengono prese in giro, oppure dicono no, ma non è niente, cioè l'importante è che non mangi. L'importante è che mangi una carota, cioè no, raga, non è così. Non è la carota, non è la frutta che ti fa passare questa, perché è una cosa che parte tutta dalla testa, cioè comunque ti parte da qui e se il cervello dice che tu devi mangiarti questa cosa, tu la devi mangiare. A quell'ora devi mangiare, tu ti svegli pensando al cibo, ti addormenti pensando al cibo. Passi la giornata passando al cibo. Questo prima non era un mio problema. Non so il perché mi sia venuto, se penso, beh, comunque problemi che ti portano comunque a buttarti sul cibo perché pensi che ti danno la felicità, no? Magari dici, quel pancake mi dà la felicità. Oggi mangio il cornetto che mi fa felice, però magari non pensi alle conseguenze, non pensi che dopo ti devi pesare, c'ho il singhiozzo, non pensi che dopo ci siano problemi legati alla salute, perché non è tanto il non piacersi, perché io non mi piaccio così, perché il mio massimo di peso è 80 kg, un mio massimo di peso è 80 kg, ovviamente la salute coincide molto col peso, perché non riesci più a fare le scale veloce o bene. Non riesci anche soltanto a passare un aspirapolvere che già ti senti male. Non ti guardi allo specchio, quindi non ti rendi conto che sei ingrassata. Per te non sei ingrassata, cioè per te sei così. Però poi vedi le persone che dicono purella, purella. Cioè io dico, ma purella di che? Invece per me le persone sono tutte uguali. Sia che pesano 50 kg, che ne pesano 40, sono tutte uguali in tutti i generi. Però anche a me oggi è stato un giorno molto particolare, molto particolare. Io oggi ho visto una ragazza, diciamo, grossa come me, e ho pensato, oh, ma guarda che peccato, che bel viso. Ho detto, Madonna, purella. E io ho detto, cavolo, Amber, ma tu sei anche più grossa di questa, cioè, ma che cavolo stai dicendo? E perché tu non sei purella? Allora ho detto, cavolo, ma cioè, è la stessa cosa. A me sempre, ma che bel viso, che peccato. Allora, partendo dal presupposto che una persona non ha il diritto di offenderti, non ha il diritto di tiporella, perché se tu stai bene così, ben venga, non ha il diritto di dirti, poverino, che bel viso. Cioè, no, perché le persone sono tutte belle così. Però, poi quando si tratta di salute, è tutta un'altra cosa. Quando si tratta di salute, cambia. Cambia un po' tutto, no? Perché non è più, cioè cambia, non c'è più fiato, non riesci più a vestirti come ti piace, non dormi neanche più la notte perché ti senti soffocare. E io oggi, dopo tanti mesi, mi sono pesata e mi sono riguardata allo specchio
In 6 mesi io adesso sono arrivata a pesare in un peso molto importante, che se io non comincio da adesso a smettere di mangiare, perché raga, parliamoci chiaro, sì, no, puoi mangiarti le ricette fit di qua e di là, sì, però per dimagrire devi chiudere la bocca, non c'è niente da fare, non ti puoi mangiare il cornetto la mattina, non ti puoi andare a strafogare ai fast food, no, cioè per dimagrire bisogna chiudere la bocca, sì, magari ti fai le ricettine quelle carine, simpatiche, però per dimagrire, raga, è così. Lo so perché è una vita che combatto con sto dimagrire, sto ingrassare, sto coso. Non mi interessa se mi prenderanno in giro per questo mio video. Non mi interessa quello che penseranno gli altri. Non mi interessa niente. L'unica cosa che mi interessa adesso è pensare a me. Anzi, proprio le persone che prenderanno in giro dovrebbero farsi un esame di coscienza e guardarsi prima allo specchio. Perché non tutti sono perfetti. Io magari ho questi bel po' di chili in più di perdere e li perderò. Però il cervello che hanno quelli che prendono in giro rimane sempre quello. La bellezza non è essere magro, raga, cioè no. Però è anche avere un bel viso. No, beh, comunque sto scherzando, io sempre comunque sto scherzando. Comunque la bellezza è stare bene con se stessi. Beh, io non sto più bene con me stessa. E non sto facendo sponsorizzazione a nessun prodotto, raga, cioè no. Ovviamente farò una bella dieta, quindi seguitemi su Facebook, Ambra San Marco e su Instagram. Che voglio postare ogni mio traguardo e ogni mio pasto e tutto, quindi seguitemi. E non sponsorizzo niente. E niente, ragazzi, mi sono pesata e peso 139 kg, 140, diciamo, quindi magari certi, oddio, Ambra, ma non si vede dal viso, amore, non si vede dal viso. Però si vede quando ti vesti, si vede quando vai in giro, si vede quando cammini. Insomma, io oggi pomeriggio, dopo tutti questi 6-7 mesi, mi sono fatta coraggio, raga, mi sono pesata. Mi sono pesata e cioè sono rimasta un attimo scioccata. Per chi dice no, questo non è un vizio, il cibo. No, raga, c'è chi c'ha il vizio dell'alcol, c'è chi c'ha il vizio delle sigarette, c'è chi c'ha il vizio, non lo so, penso ad altri antivizi, questo è il cibo. È un vizio, è un vizio che se non te lo levi ti porta anche alla morte, perché purtroppo è questo. Io oggi quando mi sono pesata il cuore per un attimo mi si è fermato, dico, ma che cavolo stai facendo? Ma che cavolo è successo? Io so adesso chi mi starà vicino e chi non mi starà vicino. Ringrazierò chi mi starà vicino. E una volta che dimagrirò e mi faranno i complimenti, non li accetterò neanche questi complimenti, perché le persone si vedono nel momento del bisogno. Io adesso ho bisogno di persone che mi fanno sentire bene, perché io già so come starò questi giorni. Vi farò un video tipo ogni 2-3 giorni o anche ogni giorno per dirvi come mi sento, non è un problema. Se mi seguite su Instagram, lì metterò proprio tutte le mie storie. Di come mi sento e come non mi sento, e anche su TikTok le metterò un po' dappertutto. Spero che con questo video io sto aiutando altre persone che hanno questo problema. E io da quando mi sono pesata oggi ho smesso di mangiare, diciamo, schifezze. Questa sera ho mangiato un po' di lenticchie, un pochino di carne e una fetta di pane, ma hai fame? No, non ho fame, raga, perché io non mangio per fame. Ovviamente la sentirò nei prossimi giorni, ma io non mangio per fame, io mangio per voglia. Vado a voglie, cioè non mangio per fame. Quindi sicuramente tra un'ora o due sentirò fame, ma non mi interessa. E vi prego, non mi danno da mangiare la frutta. Io, raga, lo so quello che devo mangiare. Io ho sempre fatto un'alimentazione sana e forse è stato proprio questo che mi ha fatto venire questo problema, il fatto di avere sempre quel corpo perfetto che mi ha portato a questo problema di strafugarmi di cibo fino a che non scoppi, non ti senti piena, ti fanno male i reni. Adesso ovviamente seguirò un'alimentazione sana, cercherò anche di camminare, anche se non è che cammino chissà che. Questo, raga, cioè,
È veramente, veramente brutto arrivare a pesare così proprio per un fatto di salute, perché dici, cavolo, cioè qui in 6 mesi, cioè adesso io, se prima il mio peso è 50 kg, perché io sono alta 1, io ero alta 1,61, adesso 1,59, perché comunque ovviamente il peso ha schiacciato le vertebre. Lo so, me l'ha detto il dottore, quindi non è una cosa che me la sono inventata. Adesso ovviamente per arrivare a 50 kg c'è da perdere più di 70 kg, perché da 140 per arrivare a 50 è una bella, veramente difficile. Spero con tutto il cuore che ce la faccio, perché non ce la faccio più a vivere così. Mi sono poi guardata allo specchio dopo, mi sono pesata e ho detto, eh sì, Ambra, pesi proprio 100 40 kg. Ora so, ripeto, che le persone che mi odiano, che ce ne stanno tante, sono felici di questa cosa. Però vi faccio essere felici poco, perché il mio obiettivo arriverà. Arriverà anche per me, perché queste cose le capisci solo dopo che tocchi il fondo, dopo che ti svegli la notte per mangiare, dopo che ti alzi la mattina e ti mangi cucchiai di Nutella, o che ti ordini al bar 10 cornetti solo per te, o che a pranzo ti mangi 300 grammi di pasta da sola. Quindi queste cose le capisce solo chi ci passa. Molti dicono, no, vabbè, ma non è così, raga, cioè non è che tu con succo di frutta, no yogurt, allora sei venuta la giornata, non è così. E veramente si contano neanche sulle mani le persone che mi capiscono. Spero veramente di aiutare qualcuno, e veramente se avete bisogno anche di supporto, di parlare con qualcuno, io ci sono. C'è il mio Instagram, che rispondo sempre a tutti. C'è il mio Facebook, in tutti mi chiamo Ambra San Marco, e anche TikTok. Quindi potete seguirmi da là, perché io metterò tanti tanti video dove io dirò come mi sento, come non mi sento, quello che ho mangiato e che non ho mangiato. Metterò anche i miei obiettivi mensili, settimanali, e metterò anche quanto perdo sulla bilancia. Mi peserò ogni settimana e vi farò vedere i progressi. Saprò chi sei, lo so, raga, che i primi chili sono acqua, liquidi. Sarò comunque felice. Sarò comunque felice, e anche se sarà solo acqua, anche se una settimana non perderò neanche 1 chilo, sarò felice uguale. Se state nella mia stessa situazione, raga, smettete da mangiare subito. Scrivetemi, perché vi sto veramente vicino. Magari ci facciamo forza tutti insieme. Questo. Ho provato tante, tante diete, tante nutrizioniste. Sì, i primi mesi perdevo tanto. Una volta ho perso 30 kg e ne ho ripresi 40. Ma non per colpa delle diete, per colpa mia, perché ovviamente quando è così devi seguire un'alimentazione sana tutta la vita. Magari quello sgaretto a settimana ci sarà, regà, perché ci deve stare un pasto, una pizza, un non lo so, qualcosa, che adesso non voglio pensare più al cibo. Io, regà, non voglio più vivere pensando al cibo, non voglio più alzarmi la mattina pensando già alla cena. Non voglio. Io non voglio. Non voglio veramente. Non dormo neanche più la notte, perché mi sento proprio che soffoco. Che soffoco. Quindi, regà, è arrivata la fine di divertirmi col cibo. È arrivato il momento, mi prendo le mie responsabilità e chiudo la bocca. Questo è arrivato. Il cibo che ho a casa non lo butto assolutamente. Lo ovviamente mangerà mio marito, quindi non è. Dovrò andare a comprare il petto di pollo, il riso e le verdure. Io mangio solo verdure cotte, quindi mangerò le verdure cotte. Mi sveglierò la mattina e mi farò le mie porzioni di verdure cotte. Nella giornata, se ho fame, mangerò le verdure, perché sicuramente avrò fame, sicuramente mi farà male la testa. Prenderò un multivitaminico preso in farmacia. E questo, volevo solo dirvi questo problema, e volevo dire che sto vicino a tutte quelle persone che magari hanno paura di dirlo. Non avete paura di dirlo, perché già che lo dite, e già che lo ammettete, è un grandissimo passo avanti.
È un grandissimo passo avanti, già che lo ammettete. Allora, per me fare questo video è stato proprio difficile. Ma non per vergogna, perché io non mi vergogno di me, eh. Non mi vergogno del mio peso, non mi vergogno del mio corpo. È tutto un coso di salute. Perché se adesso continuerei a mangiare, quando arriva luglio arriverei a 170 kg. Una volta che arrivi a 170 kg è finita. Quindi non mi vergogno di questo. E voi non vi vergognate, cioè io il fare il video ci ho messo tanto perché le persone un po' ignoranti offendono, quindi però ho capito che su 100 persone ce ne stanno 3 ignoranti, 4, le altre sono tutte buone, quindi ho detto sì, aiutiamo qualcuno e magari questo video aiuterà anche qualcuno che magari si sente solo e magari ci faremo anche compagnia. Io ragazze, adesso vi saluto. Metterò storie, ripeto, storie su Facebook, Instagram, seguitemi così vedete tutto quanto, perché vi voglio tenere tutti quanti aggiornati. Ci vediamo nel prossimo video dove io vi dirò come mi sento, come non mi sento. Quindi o faccio video tutti i giorni oppure ne faccio una settimana così. Vabbè ragazze. Avete sentito tante volte questa frase, ce la devo fare, dimagrirò da me, lo so. L'avete sentito tante volte, questa volta però è la volta decisiva. Stavolta devo. Stavolta è obbligatorio, le altre volte dicevo vabbè ma c'è, dai, ma che mi frega, seguo un'alimentazione così. No, ma questa volta non è un dai che mi frega. Questa volta è quella decisiva e se ci metto 1 anno, 2 anni, 3 anni, non fa niente, l'importante è che ce la faccio, l'importante è che ce la faccio. E ce la metterò tutta. Io adesso vi saluto, vi auguro una. Se si carica adesso, vi auguro una buona nottata, oppure se si carica domani, vi auguro una buona giornata. Vi do un bacio e niente, ragazze, fate l'auguri a me, fatemi gli auguri, sostenetemi e seguitemi per gli aggiornamenti. Ciao!